verso te Gesù le mani noi le Maranatha, vieni Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Guardo verso le montagne, guardo verso le montagne, onde mi verrà il soccorso, onde mi verrà il soccorso, il soccorso Dio, che ha creato il mondo intero, che ha creato il mondo intero, Maranatha, vieni Signor, per tutte Gesù le mani noi già, Maranatha, vieni Signor, prendici con te salvazione, Signor. Porta con il tuo amore, pieno di grazie, Signore, con te. Sede della sapienza, prega per noi. Abbiamo parlato della vita nascosta di Gesù. E abbiamo iniziato a dire qualche cosa sulla vita pubblica di Gesù, che egli inaugura a Nazareth dopo che esce dal deserto in cui si è cimentato con il principe del regno delle tenebre. E così inaugura il regno della luce, il regno del Messia, quando Giovanni manda i messaggeri per dire se si doveva aspettare un altro, oppure se lui proprio era il Messia, Gesù, additando quelle che aveva guarite, dice, riferita a Giovanni, i ciechi vedono, i sordi odono, i muti parlano, e ai poveri è annunciato il Vangelo del Regno, cioè la buona novella. Gesù annunzia la buona novella ai poveri, cioè a tutti, al popolo di Israele, che era come pecore, un popolo di pecore senza pastori. Fa sempre impressione questo fatto, che Gesù chiama il popolo senza pastori, quando di pastori ce n'erano tanti. La chiesa ebraica al tempo di Gesù era bene organizzata, il culto era organizzatissimo, non mancavano le scuole di alta cultura, la scuola di Shammai, la scuola di Hallel, due grandi maestre, nelle sinagoghe che esisteva in ogni luogo, in ogni paese, c'era una sinagoga, inappuntabilmente si celebrava il culto, per cui c'era una chiesa ben organizzata, eppure Gesù chiama questo popolo senza pastori.
Perché senza pastori? Perché non si interessavano dalla gente? Celebravano il culto, tenevano le scuole, avevano aperte le sinagoghe, ma unicamente per compiere una prescrizione della legge, una prescrizione legale. Ma poi se la gente profittava o non profittava, questo era un altro paio di maniche. Non si interessavano delle sorti della gente e non si curavano del culto interiore, per cui Gesù si lamentava che era un popolo senza pastore. Ho compassione di questa folla. E Gesù parlava con autorità, mentre quando si insegnava si invocavano le autorità antiche, i grandi maestri, dice questo è il tale maestro, interpretavano la legge a modo loro. Era un culto legalistico, una religione legalistica. Gesù va al cuore, per cui giustamente parlava di pecore senza pastore, perché non avevano cura delle persone, del cuore delle persone, della vita delle persone. Gesù parla con autorità, appellandosi alla sua autorità, e la gente sentiva l'autorità di Gesù. La sua parola scendeva nei cuori e gli istruiva. E fu instancabile in questo. La sua giornata pubblica era così organizzata. L'abbiamo lo spaccato nel primo capitolo di Marco. Gesù la mattina, presto, è in preghiera. Poi scende e si ferma là dove c'è gente per predicare. Poi fa le visite, va nella casa di Pietro, guarisce, poi esce, va in sinagoga, oppure al mattino, secondo in genere al mattino che si celebrava il culto nella sinagoga, stava nella sinagoga, poi nel pomeriggio scendeva nelle piazze e portavano i malati, poi si ritirava e pregava sovente durante la notte, poi al mattino riprendeva il viaggio, così di villaggio in villaggio. Soleva mandare prima gli apostoli avanti, o i discepoli, o altri del discepolato di Gesù, perché c'erano gli apostoli, sì, scelti tra i discepoli, ma c'erano tanti altri discepoli. Li mandava nei luoghi dove lui sarebbe venuto per preparare così la gente alla venuta del Signore. Qual era la predicazione di Gesù? Molto semplice, accessibile. Non faceva altri discorsi, se non in date occasioni. Si adattava cioè all'uditorio. Con i dotti aveva un linguaggio più dottrinale. Invece con il popolo usava la parabola. Era un mezzo didattico del tempo, ma che in Gesù acquista un nuovo colore. Non erano parabolette usuali che facevano così i maestri di Israele e si tramandavano di padre in figlio. Qui tutte le parabole sono originali, per cui Gesù usa la parabola però a modo suo, e tutte le parabole sono nuove, perché sono il velo e la trama del discorso dottrinale
attraverso le parabole, lui vuole dare le caratteristiche del regno. Abbiamo così nella sezione narrativa di Matteo il discorso parabolico, abbiamo il discorso evangelico, il discorso apostolico e il discorso parabolico, tre forme di discorso. In quello evangelico, per esempio, abbiamo il discorso della montagna e il discorso evangelico. In quello invece apostolico è la missione che affida gli apostoli e come debbono comportarsi. In quello parabolico invece narra le parabole, così entra nel vivo della natura del regno, delle caratteristiche del regno e attraverso le parabole che insegna. Ve l'ho detto l'altra volta il perché delle parabole. Io uso la parabola sia per fissare nell'immagine l'insegnamento, perché l'immagine trattiene bene l'insegnamento, sia perché non vuole esporre la dottrina, il mistero, alla incomprensione. Non date le vostre margherite ai porci, le vostre perle ai porci. Gesù è geloso della sua parola, per cui la vela attraverso la parabola. E poi perché vuole anche l'adesione a quello che gli dice e lo sforzo della persona per comprendere quello che gli dice. Vuole la collaborazione delle persone. Nella parabola allora abbiamo un aggancio, un approccio. Se la persona si lascia agganciare, se la persona nell'approccio si lascia prendere, allora lui incomincia ad andare ancora più a fondo e spiega le parabole. Se invece la persona non resta agganciata, l'approccio non è così persuasivo da trascinare la gente, allora la gente resta nella sua responsabilità. E per questo che egli cita il testo di Isaia, perché io vedono e non vedano, ascoltino e non ascoltino. Cioè vuole il Signore che ognuno di noi faccia il suo sforzo per aderire alla parola. La parola non è che salva da sé, ma salva se c'è l'adesione nostra. Allora tocchiamo per un momento queste parabole del regno. Certo, non possiamo fermarsi sulle parabole, perché è una semplice catechese sulla vita pubblica di Gesù. Poi abbiamo tanti altri articoli del credo. Gesù comincia a predicare, a guarire, a liberare. Per cui abbiamo i discorsi di Gesù attraverso le parabole, le guarigioni di Gesù, le liberazioni di Gesù. Le guarigioni sono una trentina, tra piccole e grandi. Le liberazioni sono di meno, almeno quelle narrate. Le parabole sono molte, una ventina di parabole. E attraverso le parabole, attraverso i miracoli di guarigione, attraverso i miracoli di liberazione e altri miracoli di ordine naturale, per esempio la tempesta sedata, noi possiamo vedere la personalità di Gesù e tutta la vita pubblica di Gesù in 3 anni. Non so chi di voi sia stato in Palestina, ma camminare a piedi percorrendo la Galilea fino alla Giudea, e terra ce n'è, e Gesù passava dalla Galilea alla Giudea, dalla Giudea alla Galilea. Sono 150 chilometri, tutto a piedi, né in carrozza né
sull'asino o sul cavallo, ma sempre a piedi, per cui era molto faticoso il viaggio di Gesù, il viaggio per evangelizzare. Dietro di lui c'erano alcuni che lo precedevano, altri che preparavano quelle che erano necessarie alla vita, altri che lo seguivano, per cui non era mai solo. Cioè Gesù fin dall'inizio ingaggia così personale perché stessero con lui, imparassero da lui e collaborassero con lui. Non sta tanto attento alla preparazione, già la sua presenza e la sua grazia sono sufficienti per assicurare un certo successo. Pensate, questi apostoli rozzi, tratti dal mare, senza scuola, che vengono ingaggiati dal Signore. Ora facciamo le scuole di evangelizzazione, corsi di evangelizzazione, settimane intere di stare là, ce ne esce poco poi, Cioè nel senso che sì, con tutte le istruzioni noi non siamo di più degli apostoli con tutte le istruzioni. Gesù fece come primo apostolo un indemoniato, il primo indemoniato che diventa apostolo, cioè messaggero, vai ad annunziare alla Decapoli, a casa tua. Ma lui cominciò in tutta la Decapoli, le 10 città, ad annunziare Cristo. Che cosa andava dicendo? Non predicava del mistero della Trinità, dell'incarnazione, della passione di Gesù, oppure discorsi morali, no. Annunziava la buona novella. Qual è la buona novella? Convertitevi, è venuto il Salvatore, è venuto il Messia, colui che opera miracoli, colui che è stato mandato da Dio, colui che noi attendevamo, è venuto. Questo era l'annunzio. Come l'annunzio degli apostoli dopo la resurrezione. Era questo. Gesù è risuscitato, dunque i morti risorgono. Gesù ha fatto questo e questo. Gesù ha detto questo e questo. Riferivano a quelle che Gesù aveva detto e aveva fatto. Non erano discorsi dottrinali quelli degli apostoli. Poi verrà Paolo nella lettera, anche Pietro nella lettera, lì ci sono i discorsi dottrinali, ma al popolo si dava la buona notizia. Così anche Gesù dava la buona notizia del regno. Il regno di Dio è venuto, convertitevi e fate penitenza. E poi paragonava il regno di Dio. Ecco allora le parabole. Le parabole sono delle immagini che lui dava agli uomini per significare il regno di Dio. Dietro la parabola si nasconde un aspetto del regno di Dio. Adesso prendiamo qualcuna di queste parabole. Per esempio, il regno di Dio è simile ad un seminatore che va e semina il grano. Parte cade sulla terra buona, parte sulla terra cattiva. Quelle che cade sulla terra buona germoglia e dà frutto, quelle che cade sulla terra cattiva, che si trova in diverse condizioni, sapete bene la parabola, non produce frutto. Non produce frutto perché c'è poca attenzione, per esempio. E allora è come una pubblica strada, viene il diavolo e becca la parola, se la mangia prima che faccia frutto. Oppure quella che è caduta nelle spine viene soffocata dalle preoccupazioni di questo mondo, dell'amore, delle ricchezze, dagli affari. Vede, Gesù sta attento a questo. Tante volte gli affari soffocano la parola, la vita mondana soffoca la parola, l'amore alle ricchezze, al benessere soffoca la parola.
Così la parola di Dio alligna in un terreno aperto, dove non ci sono spine, in un terreno ben coltivato, che secondo la qualità del terreno può dare il 30 per 1, 60 per 1, il 100 per 1. Però anche in questo, vedete, la feracità, non tanto del terreno quanto della semente. La semente è così vitale che caduta in un terreno buono dà il 30 per 1, in un terreno ancora più buono dà anche il 60, in un terreno buonissimo dà anche il 100 per 1. Ora questa fertilità del terreno non è sufficiente per spiegare la messe così abbondante. La messe è così abbondante perché è la semente che è buona. La semente che, se trova un terreno adatto, subito fruttifica. I contadini questo lo comprendono, noi che siamo di città non comprendiamo questo discorso, perché quando la semente, per esempio mettiamo il grano, va al 30, già è un raccolto molto abbondante, più di questo non possiamo noi aspettarci. Quando il nostro contadino semina e poi raccoglie a salma significa che ne fa 16, o 16, o 15, o 14 secondo, così la misura, che varia da paese a paese, comunque lì siamo sul 15 o 16, quando va a salma, e allora è già un raccolto buono. Casomai andasse a due salme, quello sarebbe una cosa eccezionalissima, a due salme, sarebbe il 30-32%. Ora, se un terreno dà il 60 per uno, è già inaudito, o il 100 per uno, non si verifica. Però Gesù ha voluto dire questo per dire la veracità e la bontà della semente, che se trova un terreno adatto cresce, così è il regno di Dio in un'anima. Così anche il medesimo paragone è quando si tratta dell'impasto o la farina. Il regno dei cieli è simile ad una donna che ha preso 3 staia di farina e ci ha messo il lievito. Il lievito casalingo è un pugno, così, quanto un pugno può essere un mezzo chilo, un chilo è troppo, sempre, e non è il fermento del lievito di birra, non esiste quello, è il lievito così, di grano, che si lascia inacidire, poi si mescola e così poi si lavora. Sapete come si fa il pane? Mia madre faceva il pane, io ero sempre là vicino a mia madre, sapevo come si faceva il pane. Sapete fare il pane? Ora ci sono i forni elettrici, è facile. Ma prima, quanto costa un pane? Ora diciamo quanto costa il pane che noi mangiamo così. Mangiamo senza sapere quanto costa il pane. Comunque questa donna prende 3 staie di farina. 3 staie sono un 400 kg di farina. 400 kg di farina. Perché una staia è 380. 3 staie di farina. E ci mescola un crescente, cioè il fermento, il lievito, un pugno, e lo lavora. Quel fermento, quel lievito è così forte che è sufficiente per fare fermentare 300 kg di farina impastata. Questo è per dire quanto è forte, quanta vitalità ha il regno di Dio. Oppure l'altra
l'altro paragone, dell'anello di senapa. Li conoscete che l'anello di senapa? Noi ne abbiamo qua, l'abbiamo seminato a Margifarace ed è cresciuta tante la senapa. Ma nella segreteria c'ho tante granelle di senapa, migliaia e migliaia di granelli, piccolissimi, microscopici. E il più piccolo di tutte le semente, e il microscopio si vede o non si vede, è meno di una punta di uno spillo. Eppure si fa un alberello, per dire il regno dei cieli è così, è come un granello di senapa che si vede o non si vede, viene seminato e diventa un albero, un alberetto, arriva fino a 2 metri, 3 metri, lì in Oriente, e ci vengono anche gli uccelli, gli uccellini, i passerotti, a fare il nido, così è il regno di Dio. Sono tutti paragoni che cadono sugli occhi della gente, tratta questi paragoni e queste immagini dalla vita comune, dalla vita di ogni giorno. Tutti vedevano il seminatore che seminava, tutti vedevano la buona massaia che lavorava il pane, perché tutti in casa si lavorava il pane. Poi si sapeva della pesca, pescatori, perché la sua evangelizzazione era proprio nell'ambito del lago di Genesaret, con capitale Cafarno, e tutti sapevano di pesca. E allora il regno dei cieli è simile a un pescatore che getta le reti e pesca buoni pesci e cattivi pesci, e poi fa la separazione. Questo è per dire che non tutti entrano nel regno, c'è una separazione. Questo Gesù, la felicità del regno, della semente, e la separazione, perché non tutti gli uomini aderiscono. Su questo insegnamento Gesù insiste sempre, la separazione, 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 fin dall'inizio parla di separazione. Già nella profezia di Simeone, quando la Madonna va al Tempio e presenta il bambino, Simeone cosa dice? Ecco, questo bambino è posto per la rovina. A principio piove, prima rovina. È posto per la rovina e resurrezione di molti in Israele, perché vengono svelati i segreti dei cuori, perché è il segreto del cuore che determina la separazione del buono e del cattivo. In apparenza tutti siamo buoni, oppure possiamo confondere il buono con il cattivo, ma è il segreto del cuore che svela chi è buono e chi è cattivo. Perché si può celare un uomo buono, così, in un uomo che in apparenza sembra cattivo. Si può celare un uomo cattivo in una persona che sembra buona. È soltanto Dio che scruta il cuore. E allora Gesù, scrutando i cuori, separa i buoni dai cattivi. In apparenza questa differenza non è così chiara, ma è Gesù che fa la distinzione, e questa distinzione avverrà nell'ultimo giorno. Così nella parabola della zizzania c'è pure questa separazione. Di nottetempo viene il nemico a seminare la zizzania, ecco, mentre voi dormivate il nemico, il mio nemico, è venuto a seminare la zizzania sopra il frumento per inquinare il raccolto. È una costante, perché Gesù parlava di costanti. La costante è che c'è sempre il nemico in mezzo, che semina il male là dove c'è il bene, per impedire il progresso del regno. Perché questo mondo è il regno del bene e il regno del male.
E il capo del male lavora come lavora il capo del bene. Lavora Dio e lavora Satana. Tutti e due hanno il campo da lavorare, che è il regno degli uomini. Per cui ci saranno i figli di Dio e i figli del diavolo. La semente è buona, la semente è cattiva. Il frumento, la zizzania, in ogni campo. Però coesistono, convivono, come anche nel mare. Pesci buoni e pesci cattivi convivono. Però avviene la separazione un bel giorno, come il pescatore separa i buoni dai cattivi, così anche il padrone del campo dice: aspettate che venga la mietitura, manderò i miei angeli a mietere e separeranno i buoni dai cattivi. I buoni verranno con me, i cattivi saranno arsi nel fuoco, nella fornace. E così anche dirà Gesù nella parabola, o meglio l'allegoria, di Giovanni 15, quando i legni secchi vengono messi a fascette e buttati nel fuoco. C'è sempre questa separazione. Sono delle costanti che dobbiamo avere davanti ai nostri occhi. Questa separazione sarà definitiva nell'ultimo giorno, quando separerà i capri dalle pecore, i buoni dai cattivi, i buoni con lui in cielo, i cattivi con gli angeli cattivi all'inferno. Non dobbiamo illuderci che il paradiso è per tutti. No, c'è la separazione, altrimenti svuoteremmo il Vangelo, altrimenti la persona di Gesù cadrebbe. Il volere dire oggi, per esempio, che l'inferno non esiste, oppure alla fine il Signore salva tutti. Abbiamo una concezione umana che contraddice la rivelazione. Così Gesù comincia a parlare delle parabole, quelle parabole, e a narrare le caratteristiche del regno di Dio. Però questo regno di Dio è interiore, non è esteriore. La interiorità del regno di Dio, ed è prezioso perché è interiore. Lo dice: il regno di Dio è dentro di voi, è dentro di voi, non è fuori. E quando Pilato domanda: tu sei il re? Sì, ma il mio regno non è di questo mondo, non è come il regno della terra. Altrimenti io avrei pregato il Padre mio e avrebbe mandato schiere di angeli a difendermi, ma non è di questo mondo. Il mio regno è il regno della verità. E cos'è la verità? Nessuno sa rispondere. La verità era lui. È una domanda che viene fatta da Pilato, ma non merita, non ha risposta, perché la verità era davanti a Pilato. Ancora, questo regno di Dio è prezioso. Sono due parabole sulla preziosità del regno. Quella, la parabola delle perle, meglio, del negoziante di perle, e la parabola della trovatura. La trovatura, cos'è la trovatura? Ora non c'è più la trovatura, ma se ne diceva. La trovatura è, anticamente cosa facevano? Non avevano banche, e allora chi aveva denaro lo nascondeva, faceva delle buche alle volte, o nei muri, oppure in campagna, seppelliva, così poi lo vado a trovare, in un luogo noto soltanto a lui. Di queste trovature ce ne sono molte. Tuttora se ne trova qualcuno, ma è raro. Ma prima erano più frequenti. E allora, per esempio, il servo cattivo cosa fece?
Pesa il talento sapete quant'è, grosso? Un talento d'argento quant'è? 35 kg è un talento. Cioè non è una moneta di 35 kg. Poi cioè quello lo seppellì, fece così un piccolo sepolcreto e lo seppellì. Poi quando viene il padrone, dopo tanti anni, vado a scavare nel mio campo e glielo restituisco e metto al sicuro. Non lo trofico. E allora le trovature cosa sono? Si seppelliscono. A proposito di trovatura, poi vi racconto mentre andiamo fuori. No. Ci sono le trovature d'oro, trovature di monete, ovviamente monete. E allora quest'uomo va in campagna col suo bastone e ad un certo punto, battendo il bastone, si accorge che c'è vuoto sotto. Vuoto che c'è. Ma che c'è? Trovatura c'è qua. Va a vedere la trovatura. E allora subito copre, perché onesto è, un uomo onesto. Uno di noi se mi serviva dei piccoli ti saluto. Dice, quello è un uomo onesto, e siccome secondo la legge naturale, perché ora hanno fatto leggi che non sono naturali, perché secondo la legge naturale, anche codificata dal diritto civile antico, romano e dagli altri popoli, chi possiede un terreno lo possiede abimis ad aeterum, ad astra. Sì, tutto il terreno, fino alle profondità dell'abisso, è suo. L'aria è tutto suo fino al cielo. Ora, l'aria è dello Stato. Oppure il sottosuolo è dello Stato. Ed è contro la legge naturale. La legge naturale è questa, invece. Il possesso è abimis ad astra, dalla profondità al cielo. Questo era un uomo onesto. Come faccio adesso? Trovo come fare. Vado e compro il campo, così la trovatura è mio possesso. Allora vendette tutto quello che aveva, e andò a comprare il campo, perché sapeva che c'aveva la trovatura e avrebbe trovato, ma si sarebbe rifatto enormemente. Così è del regno dei cieli. Qualcuno ha scovato il tesoro e per entrare in possesso del tesoro vende tutto quello che ha e fa un buon affare. Oppure quel mercante di perle. Il mercante di perle era un uomo che se ne intendeva. Non c'erano le perle Maiorca, che sono perle fasulle. Pure belle sono, lo sapete voi. Sono pure belle, però sono fasulle perché sono fabbricate. Oppure ci sono le perle coltivate, che sono vere perle, però sono coltivate. Sapete com'è una perla? La perla lo sapete. E allora, ora ve la dico subito, così passiamo agli aneddoti, oppure alle spiegazioni naturali. E allora questa si avvide che c'era una perla di grande valore, enorme. Mai aveva visto una perla così bella. Evidentemente deve essere una perla rosa. La perla rosa che si trovano sulle rive del Mediterraneo, Mar Morto, Mediterraneo, Golfo Persico. Cosa avveniva? Che i pescatori che pescavano le perle poi si mettevano là in riva al mare e venivano i grandi commercianti a visitare e se trovavano mercanzia buona la compravano. Un mercante di perle, passando, si accorse di una perla mai vista, bella, luminosa, mai vista una perla così bella. Ritorna a casa sua, vende tutte le perle, tutto quello che aveva e compra quella perla. E fece un grande acquisto. Ecco la preziosità del regno dei cieli. Sono
immagini così belle, così vive, che tutte se le ricordano. Gesù legava le immagini, come si fa adesso con i film, si legava a un'immagine l'insegnamento. E così Gesù predicava, poi quando la gente voleva saperne di più, lo andava a trovare e Gesù spiegava, spiegò a Nicodemo, ma spiegava soprattutto agli apostoli, spiegò la parabola della zizzania, spiegò nei minimi particolari la parabola del seminatore, nei minimi particolari, per cui noi sappiamo la interpretazione autentica di quello che voleva dire Gesù. E adesso, per soddisfare la curiosità, ecco, cominciamo tre cose, mi pare, che erano incidentali. Primo, il pane. Quanto costa il pane? Mettiamo che la Madonna doveva fare il pane. Cosa costava alla Madonna fare il pane? Innanzitutto, il pane si cominciava a seminare, cominciamo di qua. Si seminava, poi cresceva, c'era la sarchiatura, vedere se c'erano erbe cattive, poi finalmente era l'ora della mietitura, si mieteva, poi si trebbiava, non c'era trebbiatura elettrica, ma con i muli o i buoi, veramente i muli erano, che avevano i zoccoli, c'era l'aia, si girava, poi si spagliava, perché la paglia andava da una parte, la pula veniva buttata al vento, se ne andava e restava il grano. Però quel grano non è che era puro, c'erano i luti, e luti sarebbero piccole sementi di altre erbe, oppure c'erano piccole sassoline appena visibili. E allora si doveva nettare il frumento. Questo era il primo lavoro che faceva la donna. La donna prendeva dal sacco del pane, o meglio del frumento, quella scodella quanto era necessaria, e nettava il frumento. Io mi ricordo ai miei tempi, mia madre ci metteva i figli là. Oggi si nette il frumento, si passava una giornata a nettare il frumento. Poi mio padre lo portava al mulino si faceva la fila, qui prima arriva, come si dice, macina, qui prima arriva, si metteva in fila, e poi si portava in casa il macinato e la donna cominciava a cernere, prima cernita, seconda cernita, terza cernita, perché separava la crusca grossa, la crusca fina, e poi quello che era la semola, oppure la farina, si vede diverse cernite, secondo che pane si voleva. Poi c'era la qualità del frumento, c'era la Maiorca, per esempio, che serviva per i dolci. Era il grano tenero, costava di più. Si è detto, ne volevo 40 da Maiorca quest'anno, ossia costava 40, 40 quattrini, cioè a tumolo, oppure 40, ne volevo 40 da Maiorca, per dire un prezzo forte. E si usava soltanto per i dolci, mentre per il pane si usava la roba forte, cioè il grano duro, che era di diverse qualità. C'era il saraceno, c'era tante qualità, non stiamo qui ad elencare le qualità in uso nei nostri terreni. Comunque si macinava. Come si macinava? La Madonna come macinava? C'era la mola, tutta a mano, si metteva nel foro il frumento, poi tra le due pietre si girava la pietra e si macinava, e poi cadeva dal foro, oppure dal canoletto,
la farina. Poi si cerneva la farina, la prima, seconda, terza della farina. Dunque il lavoro c'era, il lavoro c'era. E poi San Giuseppe doveva andare a prendere legna al bosco insieme con Gesù. Gesù si caricava, perché non c'era a legna, si caricava la fascia di legno, ognuno andava a prendere il legno necessario, e così si ardeva il forno. Si ardeva il forno, e quando, sapete come si conosce il forno, conoscete il forno voi? Deve diventare bianco, bianco perché il forno è fatto di mattoni. E allora quando il forno è pronto, nel frattempo che c'era il pane già quasi pronto, perché si metteva nel letto, si copriva finché si fermentava, ogni tanto si guardava per vedere se c'erano già le spaccature, la fece la prima spaccatura e già il fermento aveva fatto il suo lavoro, il pane era pronto, il forno era pronto e si infornava. Poi si estraeva il pane, però si copriva il pane perché non si scuocesse con le mante, perché doveva raffreddare lentamente. E poi si usava il pane. Ogni 8 giorni, perlomeno, 8 giorni, si faceva il pane. Il primo giorno era morbido, il secondo giorno era ancora buono, il terzo ancora buono, poi il quarto era già duro, il quinto era duro, ma questo era il pane. Ogni 8 giorni si faceva il pane. E tutta la vita di una povera donna veniva consumata in questo, nel fare il pane. L'acqua non ce n'era dentro, la Madonna andava ogni giorno ad attingere l'acqua, o cannolo pubblico, alla fontanella pubblica, ma qua dentro non c'erano tante fontanelle, c'era soltanto o il pozzo, generalmente era il pozzo, e con la secchia ognuno tirava, riempiva le proprie brocche, che erano in genere di creta, e portava a casa, per cui da scopare. Fare il pane, pulire, non c'era la lascivia come oggi. Il tempo se ne andava, la donna era sempre occupata in casa. Non c'è bisogno. E qui il pane, quanto costa un pezzo di pane? Quando mangiate un pezzo di pane, ricordatevi quanto lavoro costa quel pane. Oggi è molto più agevole, ma anticamente no, mangiare il pane col sudore della propria fronte. Così anche per analogia, quando vedete un brillante, quanto costa un brillante? Quante persone hanno lavorato quel brillante? Sono andate nelle miniere a trovare la terra azzurra, perché là si trova il brillante. Si può trovare anche altrove, ma la maggior parte dei brillanti è la terra azzurra. Prima c'era la terra gialla, poi la terra azzurra, nel camino, a 1000 metri sotto, 1000 metri. Di profondità si trae così la, non si vede niente, si prende il carrello di terra e si butta qui, si butta e si lascia al sole. Il sole e la pioggia deve sgretolare quella terra, sempre circondata, perché con le guardie. Sudafrica è così, e poi quando è il momento allora si prende e si fa la cernita,
e qua può trovare uno o due brillanti in un metro cubo di terra, che si debbano andare a vedere se lo trovano. Poi vengono le altre squadre e allora fanno la cernita attraverso le lampadine, vedono che brillante è che si è adatto, perché soltanto un quinto dei brillanti sono adatti per gemme, i quattro quinti vanno alle zone industriali, perché non tutti sono adatti, ma ancora è grezzo il brillante, si vede qualche cosa perché è sempre coperto da una pellicola. Poi vengono gli specialisti, vedono la pellicola, allora cominciano ad esaminare il brillante a nord, verso mezzogiorno, rivolte a nord, perché la luce è migliore, per vedere il colore, colore, purezza e splendore. E così fanno la separazione, li mettono nei sacchetti e poi li spediscono ad Amsterdam, Tel Aviv, Londra, nei luoghi della taglieria. E nelle taglierie ci vuole pure lavoro. Ricordo che quando fu tagliato un celebre brillante della regina Vittoria d'Inghilterra, il grande maestro tagliatore ci studiò 6 mesi per tagliare, attraverso esami, perché c'è l'asse cristallografico, ci sono le fessure. 6 mesi per vedere qual è il taglio giusto. E al momento opportuno, allora, ecco, chiamò il figlio e doveva dare il colpo fatale, perché era un brillante enorme, un diamante enorme, che doveva essere tagliato al punto giusto. E allora lui, il figlio, teneva così la lama e lui doveva dare il colpo fatale, colpo giusto, con il martello di legno duro. Diede così e spaccò il brillante in due e cadde morto per l'emozione. Morì perché il colpo era riuscito. Vedete un poco. E poi c'è tutta la lavorazione, macchinari, non macchinari, finché viene portato così a finimento. Tu lo vedi qui, vabbè, è un brillante. Quante vite è costato un brillante? Quanti morti ci sono nelle miniere? Quante zuffe nei trust internazionali per mantenere il prezzo? Perché i brillanti costerebbero poco. Questi signori, per mantenere alto il prezzo, ne immettono tanti quanti ne vengono richieste dalla piazza. Il resto è segreto, è nascosto, perché si è mantenuto il prezzo alto. Perché se fosse liberalizzato, brillanti costerebbero molto di meno di quanto non costano. Così anche avviene con le grandi pietre, degli smeraldi, dei rubini. Queste sono tutte nei trust internazionali di grandi miliardari. Quando si incontra in miniera un rubino, per esempio, si danno la voce tutti i grandi produttori del mondo e tutti vanno a gara per pigliarsi quel pezzo. Così in piazza non arriva mai. Uno smeraldo bello non arriva mai in piazza, perché i grandi del mondo se lo sequestrano. Per cui nel mondo degli affari vengono le pietre non di primissimo ordine, per il primissimo ordine restano nei forzieri. Come? Sì. Sì, queste sono. Io ho per esempio i facsimili dei brillanti più belli del mondo, fatti in quarzo purissimo. Brillantissime sono. Sembrano veri, eh?
però sono facsimile e sono molto belle. Come? E allora andiamo fuori seminato. L'altro, vediamo l'altro, qual è l'altra cosa. La trovatura. Io sono andato a Frigento è vicino Napoli, potente è Napoli. Qui c'era una trovatura, vedete come l'avevano scovata bene, è una trovatura che rimonta così ai primi secoli avanti Cristo. C'è le monete d'oro, molto belle, molte monete d'oro. Però come l'avevano conservato? Attraverso gli incantesimi, uno. Però soprattutto era un incantesimo naturale. Dice un fiumiciattolo, un torrente, dove si sprigiona gas benefico. E allora, secondo come spira il vento, si può scendere giù, se il vento è adatto, perché il gas benefico viene portato dal vento e si arriva anche a lavorare. Ma se non c'è vento, per esempio, oppure se il vento non è propizio, si accumula quel gas benefico e allora non si può fare niente. E allora che si fa? Si manda il cane per vedere se muore, se cade, perché è basso. Se il cane invece non ha nessun documento, vuol dire che siamo, insomma, in un luogo dove si può ancora lavorare. Si vede il vento e la trovatura è proprio là, dove si sprigiona il gas benefico, in modo che la gente non ci va, per carità, non ci va. Proprio là era la trovatura. E allora, pochi anni prima che ci andassi io, perché facevo la visita, forse visita di ufficio, come? No, quale maschera antigata, non lo sapevano, questo non si sapeva. Per nascondere in un luogo sicuro, perché ognuno aveva la trovatura, dove non poteva mettere, la metteva, nel proprio campo. Questi individui, che avevano un grande tesoro, per nascondere il luogo più sicuro, che nessuno sapeva, non nascondevano, perché là nessuno ci sarebbe andato, al sicuro era. Difatti resistette per tanti e tanti secoli, perché la trovatura fu fatta proprio qualche 30 anni fa, 30, 35 anni fa fu trovata. Io ci andai nel 70, 71, ma era qualche 4-5 anni prima che avevano fatto la trovatura, ed erano i ragazzi che l'avevano scovato. Allora portando a Potenza, alla prefettura di Potenza, tutto resto sequestrato dalla cosa, dagli ingegneri, del tutto ben sequestrato, messo là. Poi dopo 2-3 anni già era diventata a metà, perché lo custodivano molto bene. E così, man mano che spariva, perché era custodito molto bene. Ma c'erano anche i ragazzini che si erano appropriati di monete e li vendevano caramente, così si poteva trovare qualche ragazzino, ma dai questa moneta. Si pagavano tutto quante e il ragazzino cedeva quella moneta, perché non tutti arrivarono a scavare, perché quelle delle sovrintendenze arrivarono dopo che erano arrivati i ragazzi per caso. A proposito di trovature, poi vediamo. Una volta ho trovato io una trovatura, però era vuota, erano arrivati prima.
però era il luogo, cioè era tutto il loculo, perché ho trovato la pietra, ho trovato il loculo dove era, ma non ho trovato niente, non l'ho trovata però. La senapa si mangiava anche, senapa quando era tenera, però serviva così, nasceva naturalmente, come le erbe dei campi, nasce naturalmente, va bene. Era una specie di cavolo selvatico, appartiene alle cavolaie. Bene, poi l'altra cosa qual era? Come? La perla, le perle. Sapete, le perle costano molto. Perché costano molto? Perché è difficile, come dice Plinio nel capitolo 23, quando parla delle pietre preziose delle perle, nel libro 23 del Rebus Naturalibus, Plinio il Vecchio. Sapete come morì Plinio il Vecchio? Plinio il Vecchio è un grande naturalista, amante della natura, ma era ammiraglio della squadra, era ammiraglio della squadra navale del Basso Tirreno, che aveva la sua capitaneria, cioè il porto nel Miseno, vicino a Napoli. Lì c'era la squadra navale e lui era l'ammiraglio, ma era un grande studioso. Quando c'è pure l'eruzione del Vesuvio, lui era studioso, allora esce dalla nave, consegna il comando della nave al viceammiraglio e con un compagno va per studiare da vicino il fenomeno dell'eruzione e non tornò più. Morì così, tragicamente, però per lo studio. Probabilmente morì avvelenato per i gas benefici. Ebbene, costui parla un po' delle pietre preziose, come si riconoscono, e poi parla delle perle. Dice che le perle costano molto perché trovarne due uguali è difficile. Trovarne due uguali. Per cui se una perla costa 100.000 lire, una perla bella, rotonda, mettiamo di 10 centimetri, ora costa molto di più, di diametro, due perle non costano 200.000 lire, ma costano il quadruplo. Per cui una perla costa 100.000 lire, due perle 800.000 lire, quando sono proprio ugualissime. Per cui è difficile trovare due perle uguali. Come? Parliamo come proporzione. Una proporzione, dice, perché poi le perle si misurano ora. Nel mercato delle perle si guarda lo splendore, l'oriente e poi la grossezza. È chiaro che le perle naturali sono rarissime, vengono prodotte dalla meleagrina è un mollusco che ha conchiglia, dove ogni tanto si trova una perla. Le figlie del mare scendono, o i pescatori scendono in profondità, pescano, mettiamo 100 conchiglie, ma ne trovano una perla in 100 conchiglie. Però poi hanno studiato come Manikoto, giapponese, che studiò la perla e poi vide che il nucleo, cioè la perla, si formava con la bava del mollusco attorno a un piccolo nucleo, e allora mettendo nelle perle, cioè nel mollusco, un piccolo nucleo artificialmente, pure una scaglia di perla, una scaglia di madreperla, il mollusco ignaro fu subito deposto, ancora vivo, perché si aprivano le conchiglie, si metteva quella scaglia, si chiudeva la conchiglia e si buttava a mare nelle cassette di ferro ben preparate, e poi il mollusco fabbricava la perla, le perle coltivate,
vengono coltivate. Una buona perla coltivata è di 12 anni, allora è molto bella, ma ordinariamente 4-5 anni e li mettono in commercio. In genere la perlagione è di pochi millimetri, 1, 2 millimetri, 3 millimetri. Quando c'è una perlagione di 3 millimetri già è una perla molto bella. Invece quella naturale, sì, c'è il nucleo, però il nucleo non è messo dall'uomo, è messo dalla natura ed è tutta perlagione, per cui è molto rara la perla naturale e sono costose oggi, perché nessuno va a pescare perle naturali, è difficile trovarle. Sì, il grande mercato va sulle perle coltivate, che costano pure molto, secondo la forma, la rotondità, la bellezza, lo splendore, l'oriente. Poi ci sono perle rosa, perle nere, perle così bianche, grigie, secondo la, se poi si fa la stima, oggi un chilo di perle può costare da 30.000 lire a 3 milioni e più. L'oriente è un colore particolare, iridescente, la iridescenza della perla, l'oriente. Non è lo splendore è la lucentezza, l'oriente è la iridescenza della perla, i riflessi. Bene, abbiamo perso un po' di tempo, io devo andare a fare tre sentenze ora. Un bel canto, un po' di discussione. Cosa che raccomanda è la gioia, perché il nemico è ghiotto dalla gioia, lo dice Gesù nel Vangelo, si becca la nostra gioia. Quando in una comunità il nemico può beccare la gioia, ha fatto un grande acquisto, toglie la gioia. Non dobbiamo mai farci togliere la gioia, anche quando le cose vanno male, anche quando c'è il nemico che semina zizzania. Ma la gioia non ce la deve togliere, e neanche la pace.